Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Civi in questo nuovo video di Assassin's Creed. Bene, ho dovuto ricaricare perché non trovavo più, si era buggato, mi diceva che era un punto dove non c'era. Ricaricando lo sono riuscito a trovare, lo sto seguendo. E niente, stiamo seguendolo. Se lo seguiamo, vediamo se riusciamo a ammazzarlo. Scusate, eccoci qua. Riposate ora, le loro parole non possono più nuocervi. Dimmi, perché hai fatto questo? Avete rubato denaro ai vostri sudditi. L'avete destinato a qualche ignoto proposito. Voglio sapere dov'è finito e perché. Guardami. La mia stessa natura è un affronto alla gente che governavo. E queste nobili vesti riuscivano a malapena a soffocare le loro grida d'odio. Dunque è una questione di vendetta. No, non di vendetta, ma di coscienza. Come potevo finanziare una guerra al servizio dello stesso Dio che mi ritiene un abominio? Se non servite la causa di Salah al-Din, allora quella di chi? Col tempo li conoscerai. Credo anzi che tu l'abbia già fatto. Ma perché nascondersi? E perché questi misfatti? Cos'ha di diverso dal tuo lavoro? Tu prendi la vita di uomini e donne, forte nella convinzione che la loro morte migliorerà la sorte di coloro che rimangono. Un male minore per un bene superiore. Noi siamo simili. No, non lo siamo affatto. Ah, ma te lo leggo negli occhi. Il dubbio. Voi non potete fermarci. Avremo il nostro nuovo mondo. Ovviamente adesso dobbiamo combattere perché è così. Ci siamo tirati dietro tutto quanti. Insomma, i cattivi, cioè i buoni, i cattivi sono così. Le guardie, dai. Ce la fai a fare un po' di attacco più diverso? Spero che ci dia un'abilità nuova perché purtroppo il combattimento è un po' scarno, non possiamo fare molto, c'è un po' di ostacolo. Fa poco. Ok. C'è l'attacco caricato, per carità, però non sempre abbiamo tempo di farlo, quindi. Perfetto. Ne arriva un sacco. Penso devo correre via, perché mi sa che questi sono infiniti. Che ne arrivano troppo. E purtroppo, cioè, togliersi dal lock è una maletta che è difficilissimo. Non si toglie mai. Allora, qui siamo anche in un brutto posto. Non saprei neanche dove. Guardate, ma dove cazzo si va a bloccare? Ok, adesso proviamo a scappare. Tanto non siamo. E questi si riattano anche, figuriamoci. Siamo poco lontani. Meno abbiamo sfoltito un po', perché sennò erano troppi. Ok. Sì, è morte. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso andiamo verso il posto. Così siamo a posto. Ecco qua. Siamo vicini. Non serve, vero? Immaginavo. Vabbè, ci ho provato. Ok. Oh, ci sono i nostri amici qui. Miseria, però amici, però siamo stati coglioni state, eh? Ok, ci siamo quasi. Perfetto. Adesso appena possiamo, adesso andiamo qua. Si desse una mossa. Ecco qua. Ok, dovremmo farcela. Perfetto. Aspettate che vadano via. Ok. Dovrebbe essere aperto. Esatto. Oh cazzo, dai, scendi, oh. Santa miseria. E ci siamo. Mi è giunta voce del tuo successo, Altair. Il regno del terrore di Abul Nukud è al termine. Lieto di sentirlo. Li ha uccisi, gli invitati alla sua festa.
Col veleno. Uno strumento da codardi. Li incolpava della guerra. Diceva di volervi porre fine. Strano. D'altro canto, il re dei mercanti era noto per essere un po' eccentrico. Forse era solo un sintomo della sua follia. È possibile. Non sembri convinto. Parla con Al-Mualim. Potrà darti una spiegazione migliore. Sì, vedremo cosa ha da dire. Ok, andiamo la... Non dobbiamo far niente, no? Qua, ok. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. Il messaggio è stato eliminato. Ovviamente sono rimaste quelle due quest. No, ce le ha tolte. Oh, che peccato, mi dispiace. Avrei voluto farle. Avanzamento, sì. Salve, amico. Per creare un diversivo, puoi uccidere qualcuno. Vieni, Altair. Parla con me un momento. Come desiderate. Qua. È giunta voce del tuo successo. Hai la mia gratitudine e quella del regno. Liberare quelle città dai loro corrotti governanti favorirà senza dubbio la causa della pace. Come fate a esserne certo? I sistemi con i quali gli uomini governano si riflettono sulla loro gente. Mentre tu mondi le città dalla corruzione, guarisci i cuori e le menti di coloro che vi abitano. I nostri nemici dissentirebbero. Che vuoi dire? Ogni uomo che ho ucciso mi ha confessato strane cose. Essi non provano rimorso. Persino nella morte sembrano sicuri del loro successo. Benché non lo ammettano direttamente, c'è un legame tra di essi. Ne sono sicuro. C'è una differenza, Altair, tra ciò che ci viene detto essere vero e ciò che vediamo essere vero. Molti uomini non si curano di tale distinzione. È più facile così. Ma in quanto assassino, è nella tua natura osservare, interrogarsi. Allora cos'è che lega quegli uomini? Ah, ma in quanto assassino, è anche tuo dovere frenare quei pensieri e confidare nel tuo maestro. Perché non può esistere vera pace senza ordine. E l'ordine richiede autorità. Parlate per enigmi, maestro. Mi elogiate per essere perspicace e poi mi chiedete di non esserlo. Che devo fare? La domanda avrà risposta quando non avrai più bisogno di chiedere. Suppongo che non mi abbiate convocato solo per una lezione. Molto bene. Ti vengono di nuovo restituiti un rango e un'arma. Restano ancora due governanti. Va e poni fine al loro dominio. Bene, facciamo che quest'arma sia efficace. Vediamo un po'. Sincronizzazione ricorda la Go 5. Nuova abilità ottenuta. Riequilibrio e schivata. Oh, la schivata. Nuova abilità ottenuta. Perizia con la spada più danni. Poi addestrati il cortile. Andiamo a vedere questa nuova cosa. Che mi interessa alquanto. Opla, mi sono cassato le cosce. Eccoci, andiamo a vedere. Altair. Pare che i miei allievi non comprendano bene come maneggiare una spada. Potresti dar loro una dimostrazione? Veniamo subito con la nuova, qual è? Premi senza lasciare pesante 5 e premi... Ok. Premi senza... Ah, perché adesso non si vedono ovviamente perché sono così. Sembra che lo sto facendo. Ah, ok, questo, scusate. Ok. Perfetto. Vai. Che maestria. Ok. E questo, ragazzi, è come dovremmo tutti combattere. Ok, ho capito. Beh, dai, è difficile perché devo usare il dorsale più il pulsante. Mentre combatto non è una cosa che, insomma, che ti viene spontanea a fare. Perché, capisco. Insomma, nell'euforia del combattimento capita che, insomma, non si abbia... Non basta reggere la spada. Insomma, non sia facile. Vediamo se c'è il viaggio rapido. Ok. Vado a... Acri? Proviamo Acri, vai. Periferia di Mora. Prendiamo di Mora, così ci parliamo anche col tipo e siamo a postolo. Vedi, sono contento. Affrontare più nemici, contatta. In teoria abbiamo l'arma più potente, ha detto danni aumentati, insomma.
Vediamo un po' cosa ci dice il nostro amico. Rafik. Si è sparsa voce delle tue gesta, Altair. Pare che il tuo desiderio di redimerti sia sincero. Faccio ciò che posso. E talvolta lo fai bene. Suppongo sia il lavoro che ci fa incontrare di nuovo. Sì. Guglielmo del Monferrato è la mia preda. Che cosa sai dirmi del mio uomo? Guglielmo è stato nominato reggente mentre il re guerreggia. Una scelta bizzarra, visti gli attriti fra Riccardo e il figlio di Guglielmo, Corrado. Ma credo che Riccardo sappia il fatto suo. In che senso? Riccardo e Corrado dissentono in molte faccende. Benché in pubblico la loro condotta sia civile, si mormora che tramino l'uno contro l'altro. E poi è accaduta quella vicenda dei saraceni catturati qui ad Acri. Di conseguenza Corrado ha fatto ritorno a Tiro e Riccardo ha costretto Guglielmo a rimanere qui come suo ospite. Intendi come ostaggio? Comunque tu lo chiami, la presenza di Guglielmo qui dovrebbe dissuadere Corrado dall'agire. Non mi ha mai interessato la politica. Ma certo comprenderai che ogni tua azione plasma il futuro di questa terra. Anche tu sei un politico, a tuo modo. Sara, dove mi suggerisci di iniziare la ricerca? Alla cittadella di Riccardo, a sud-ovest. Anzi, nel mercato antistante. Troverai anche la cattedrale della Santa Croce in quella direzione. È un luogo molto frequentato e sarà pieno di abitanti loquaci. E infine prova al margine ovest, dove si uniscono i distretti della catena e degli ospitalieri. Tutti posti molto interessanti. Molto bene. Non ti disturberò oltre. Nessun disturbo. Bene. Andiamo pure. E vediamo la mappa. Allora, per uscire un attimo da qua. Certo che adesso di vita ne abbiamo tanta, eh. Meno male, dai. Allora, vediamo un po'. Vabbè, c'è... Questa zona l'abbiamo già fatta tutta, ovviamente. Adesso c'è questa zona qua e poi ci sarà quella, presumo, credo. Distretto ricco. E questo, per forza solo questa, non posso fare diversamente, insomma, sì. Vediamo un po'. Quanto mancherà? Opla! Che sta facendo? Non lo so, signori, non lo so. Sono confuso. Ok. Perfetto. Va, siamo arrivati. Credo, che dovrebbe essere qua. Esatto, siamo arrivati. Beh, così da vediamo missioni, cose varie ed eventuali. Vai! Perfetto. 11 ce ne sono, però mica poche, Vediamo un po' quante sono. Aia. Non ci ha dato neanche una missione. Vabbè, andiamo, proseguiamo per il prossimo pezzo, diciamo. Dobbiamo andare di qua. Che palle. Adesso non ho tempo di stare dietro a contemplare adesso, insomma, sì. Ok. Penso sia qui, O qui vicino, insomma. Sì, dovrebbe essere quella. Così, no, 10 metri, 8, 7, 5... Sì, dovrebbe essere questa. Scusi, può salire di qua, grazie. Molto gentile, sa. Oh, cosa metti, dei sassi? Escia miserica. Dove cazzo è? Oh, cazzo. È un bello stronzo col templare, Mi dice un colpo. Ok. Così almeno la smetti di rompere i marroni. Dai, vieni, dai. Vediamo se in teoria niente, aspettiamo. È perché siamo proprio in un posto di merda. Ecco, così almeno non rompi i marroni, siamo a posto. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Andiamo su. 8 su 60, non le matterò mai 60, insomma, anche se ne mancano 52. Ecco qua. E siamo a posto. Andiamo un po', siamo proprio a cavallo del... Oh, finalmente una quest. Allora, se il salto della fede, di qua, ovviamente. E abbiamo già... Ok. Oh no, lei! Dovrei essere più veloce adesso. Adesso sì, non schivare, non mi verrà mai in mente di farlo, veramente.
Eccoci qua. È più letale, meno male, perché sennò era un bel cazzo di casino questo. Credo che scrivano tutti qua con maestria. Sì, però sono tanti. Ok. Non vedo cazzo. Non dovrebbe essere troppo difficile. Oh, porca miseria, eccolo qua. Fatti morire e gli sfilo la spada nello stomaco. Accidenti. Certo che è difficile. Allora, devi vincolare, devi schivare, devi fare un sacco di cose. Immagino che dovrei ringraziarvi, anche se credo che sarai riuscita a cavarmela da sola. Sì, proprio. Mi siete stato d'aiuto. Vedrò di ricambiare la cortesia. Cioè, Marinude questo voleva farci contro 6-7 persone. Complimenti, sei davvero tosta. Ok, vediamo un po' cosa c'è. È già un borseggiamento e vicino a un posto interessante. Quindi andiamo. Eccoci qua. Vediamo un po'. Penso sia qui dentro. Sicuramente sarà qui dentro. Lì si può andare. No, non si può andare perché. Perché? Però forse sì, guardate, basta far così. Ma che strano. E così? E che cazzo. Però. Faccio prima a combattere se continuo a fare queste cacate. Ok, la ce l'abbiamo fatta. Ok, adesso dovremmo poter entrare dentro, in teoria. Non dovresti. Ok. Prima di farti male. Sì, sì. Adesso pacchiamo le cosce. Porca vacca. Cosa gli passa per la testa? Non lo so, signori, non lo so. Allora. Dovrei poter entrare senza problemi. Spero. Dovrebbe essere lui. Occhio dell'aquila. No, qua, guarda, qua. E niente, io non so come fare. Porca miseria. Che cavolo. Vabbè, proviamo così. Ti lasciano andare e venire a piacimento. Credevo che la fortezza fosse chiusa a tutti. Sì, ma Guglielmo vuole che le riparazioni finiscano il prima possibile. Ha giocato a nostro vantaggio. Una copertura perfetta. Astuto. Comunque ho finito il rapporto e dovrei consegnarlo. Per una volta pare che le cose girino nel verso giusto e non per caso. Beh, la Bibbia dice aiutati che Dio t'aiuta. No, a dire il vero no. Quel detto viene da una favola di Esopo. Anzi, la Bibbia dice l'esatto contrario. Molti passaggi invitano a essere pazienti e fedeli in attesa che il Signore decida se è il caso di aiutarci. Direi che abbiamo atteso abbastanza. Non posso che darti ragione. Molto bene, allora io vado. Dov'è? Ed eccoci qua, speriamo che stavolta non rompa i marroni. Ok, ce l'abbiamo fatta. A posto, scusate, ma è stato un po' di problemi. Ok, adesso vediamo cos'altro fare. Abbiamo questa qua. La facciamo e poi ci salutiamo. Allora, dove esattamente? Di qua sopra? Ok, io ci provo subito. Andiamo subito. Dai, sali però, insomma. Perché a volte si blocca? Io non capisco. Perché si blocchi a volte. Rimane lì impalato e non fa niente. Ok. Perfetto. Ok. E adesso giriamo un attico, perché dovrebbe essere da ste parti. Per me è quella là. Questa è impossibile. Dovrebbe essere quella là. Se riesco a saltare, ce l'ho fatta. Perfetto. Andiamo pure. E siamo a postolo. E vai, grande così, ce l'abbiamo faccionata, sono contento. Vediamo cosa si dice. Ci dice che ci ha sbloccato niente, semplicemente un altro punto. Bene ragazzi, direi che ci possiamo anche fermare qui, per questo video è tutto. Vi invito come solito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e di farmi sapere cosa ne pensate. E poi adesso vi saluto la Shiva. Ciao ciao!